camminare tra pianeti e satelliti, esplorare nuovi mondi ed entrare nella ricostruzione di un modulo della Stazione Spaziale Internazionale. È questa la nuova esperienza che i visitatori potranno vivere a Volandia. Il Parco e Museo del Volo dal 2 giugno 2011 apre infatti al pubblico il nuovo padiglione dedicato allo spazio, 1600 metri quadri di area allestita a tema. Oltre a provare l'emozione di pilotare un MB-339 e delle frecce tricolori, salire a bordo di un gigantesco elicottero Augusta, a Volandia sarà dunque possibile conoscere il sistema solare e l'universo con i suoi segreti e forse i suoi abitanti. Da Nettuno a Plutone, passando per Marte, Venere, Giove e Mercurio, fino agli asteroidi e alle comete, si potrà vivere il sistema solare, scoprire i satelliti e conoscere le aziende, gli scienziati e le missioni, con contributi audio e video dedicati. A completare il padiglione anche un planetario, l'ologramma dello shuttle, la sala 3D dove vivere l'emozione di visitare da vicino la Stazione Spaziale Internazionale, la ricostruzione del suolo lunare e marziano e la possibilità di simulare un lavoro spaziale per sentirsi dei veri astronauti. Curatore scientifico del nuovo allestimento l'ingegner Ernesto Vallerani, laureato in ingegneria aeronautica al Politecnico di Milano e al California Institute of Technology, è tra i massimi esperti del settore ed ha preso parte alla progettazione dello Space Lab del Columbus Orbital Facility della Stazione Spaziale Internazionale. Il padiglione si avvale del contributo dell'Agenzia Spaziale Italiana, con la quale si prevedono collaborazioni per l'offerta didattica dedicata alle scuole, dell'Agenzia Spaziale Europea, delle agenzie aerospaziali del gruppo Finmeccanica e della Compagnia Generale per lo Spazio.